Musica, canto, festa. In queste tre parole si può racchiudere lo spirito di Canta Giovani, festival di corali iniziato stamattina 3 maggio presso la stazione marittima di Salerno, per concludersi domani sera presso la chiesa di San Benedetto con la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso e la consegna dei 6 premi speciali. L'evento è organizzato dalle associazioni Estroarmonico e LAES con il patrocinio, tra gli altri, del Ministero dell'Istruzione del Merito e del Comune di Salerno. 1 a 2 giorni di musica, formazione, condivisione, socializzazione e divertimento che coinvolgerà 175 cantori appartenenti agli 11 cori iscritti al festival provenienti da diverse città italiane. 4 i laboratori sulla concertazione e l'esecuzione, la tecnica vocale, sugli strumenti necessari per diventare coro a tutti gli effetti e yoga del suono per entrare nei segreti del respiro e dei centri energetici della voce. Laboratori che si svolgeranno tra la stazione marittima, il Convito Nazionale, il Complesso San Michele e la ex chiesa di San Sebastiano, più conosciuta come Chiesa dei Morticelli. Tutti i docenti che sono intervenuti, che vengono da diverse parti d'Italia, ma anche dall'estero, il maestro che in questo momento sta lavorando viene da Bilbao, per esempio, e c'è una slovena, un maestro dalla Sardegna, un altro dalla Toscana. Tutti sono rimasti incantati da questa struttura meravigliosa e la stiamo riempendo di suoni, di tante sonorità. I ragazzi stanno cantando insieme, si stanno allenando, sperimentando una coralità collettiva. Per noi il canto non è solo cantare, è fondamentalmente una scuola per la mente, per il corpo e per la buona socialità. Abbiamo gruppi da tutta Italia, nord, sud, dal Friuli, dalla Lombardia, dal Veneto, dalla Sicilia, dal Lazio, dalla Toscana, e quest'anno abbiamo anche delle scuole salernitane con nostra grande gioia. Quest'anno la direttrice artistica del festival Silvana Noschese ha introdotto una novità, una giornata dedicata alle scuole secondarie di secondo grado di Salerno dal titolo Coralità in crescendo. 350 studenti degli istituti Alfano I, Severi, De Santis e Da Vinci Genovesi si sono ritrovati presso il centro sociale di Salerno il 2 maggio in mattinata per condividere uno spazio di confronto su cosa oggi è la coralità. I vari contributi portati dai ragazzi durante i lavori della giornata non sono che una sintesi del lavoro svolto in classe proprio in preparazione di questo incontro.